Vinciamo il contest. Grandissimo. Vinciamo il contest. State mettendo mi piace anche alle nostre foto e noi vi ringraziamo tanto. Bravi! Grazie. Avete capito subito. Beh, se non si era capito, questa è la terza puntata del Wild Music Contest. Quest'oggi, sotto i riflettori, abbiamo altri tre grandissimi artisti: Alberto Fattori, Davide Bosi e Serena Bolognesi. Abbiamo ben due cover e un pezzo inedito strumentale, quindi una puntata molto particolare e io direi di partire subito con le telefonate. Yes. Allora, abbiamo in linea Davide Bosi. Ciao Davide, ciao, ci senti? Ciao a tutti. Ciao, ciao. Allora, Ginny, prima domanda, gliela vuoi fare tu? Sì, te la faccio io, Davide. La nostra domanda per te è: come nasce la passione per la musica e qual è stato il tuo iter musicale? Come nasci come musicista, poi anche come cantante, ho visto in questi ultimi momenti? Qual è stato il tuo percorso? La mia passione come musicista nasce verso i 6-7 anni, quando conobbi per la prima volta la musica di John Lennon e quella dei Queen. Di lì cominciai a prendi la chitarra classica e cominciai a suonare e non smisi mai, infatti continuo anche oggi a suonare. Niente, sì, il mio idolo musicale è senz'altro John Lennon, ma anche Johnny Cash e Syd Barrett. Okay. Per il resto, sì, mi piace molto il blues. Un bluesman. Sì. Anche nell'animo. In cui suonavo blues. Fantastico, Davide. Quali sono i tuoi progetti attuali e futuri in questo campo musicale? Hai qualcosa in cantiere? Allora, il 2 aprile scorso è uscito il mio primo album, che dal titolo Don't Try, che sto cercando di portare in giro per locali, per promuoverlo, insomma. È disponibile nella mia pagina fan, ma anche su Bandcamp e per gli amici, insomma, basta contattarmi che ve lo farò sentire privatamente. Bene, ci vuoi dire due parole su questa canzone che porti, che ha un titolo che io personalmente amo molto, uno strumentale per Tonio Cartonio? Colpisce che... tutti i natins, i bambini nati, cioè ci colpisce al cuore. Esatto, proprio. Quindi dici com'è nata, il titolo, perché? Allora, il fatto è che io la Melevisione l'ho sempre seguita nei momenti sbagliati. Quando parlo di Melevisione con le altre persone sento dire che la gente la guardava durante l'attentato dell'11 settembre, oppure la gente ha visto l'ultima puntata di Tonio Cartonio in cui Tonio Cartonio lascia. Allora, molto curioso, decisi di guardare quest'ultima puntata dopo a distanza di anni, e mi piacque così tanto che pensai di comporre questo pezzo strumentale in suo onore. In suo onore. Niente, ho grande stima per Tonio Cartonio. Anche noi. Anche noi. Mi manca tanto. Ti ringraziamo per aver fatto questa cosa per lui, ti ringrazio anche proprio a nome mio. Sì, speriamo che torni alla televisione, perché con Tonio lì non... Cioè, non è la stessa cosa. Speriamo anche che senta la canzone, che guardi il video a sto punto. E ce l'ascoltiamo. Ce l'ascoltiamo. Perfetto. Grazie mille, Davide. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Questo è uno strumentale per Tonio Cartonio, Davide Bosi. Thank you.
Abbiamo appena ascoltato uno strumentale per Tonio Cartoglio di Davide Posi. E siamo subito in linea con Alberto Fattori. Ci senti, Albi? Sì, mi sento. Ciao, Albi. Dunque, tu porti una cover videotape dei Radiohead, giusto? Sì, sì, sì. Bene. Ma ti volevo chiedere, come mai la scelta di questa cover in particolare? Tra l'altro l'ho rivisitata, perché col piano mi sembra una cosa un po' particolare, no? Sì, beh, è un brano, come dire, che permette all'ascoltatore di pensare parecchio, almeno dal mio punto di vista. È un brano molto lento, molto, in un certo senso, romantico. E mi è piaciuta subito quando l'ho ascoltata, l'originale, anche delle basi elettroniche sotto. Io naturalmente con l'elettronica non lo so utilizzare, insomma, e quindi mi sono dovuto accontentare del piano. Del piano, però si fa quel che si può. Bene, e allora parliamo invece di come nasce la tua passione per la musica e, beh, che dire, che posizione occupa nella tua vita, insomma. Io ho iniziato a suonare all'età all'incirca di 7 anni. Ho iniziato a prendere lezioni di pianoforte, poi ho preso per qualche anno lezioni di canto. Dopodiché, terminati gli studi superiori, ho deciso di percorrere il percorso musicale, dando più spazio alla musica nella mia vita. Spero un giorno di farne il mio lavoro, e ora sto frequentando il conservatorio. E vediamo un po' dove mi porterà, insomma. Quindi hai qualche progetto per il futuro che vuoi un attimo spoilerare, non so. Beh, sì, mi piacerebbe particolarmente lavorare in piano solo, quindi magari registrare anche qualche disco, scrivere musica per piano solo, insomma, senza altri strumenti. Vedremo, ancora non ho neanche ben deciso il genere. Siccome mi piacciono diverse cose, non so ancora bene verso quale genere orientarmi, insomma. Dai, è un artista. Grazie. Grazie mille, Albi, e ti ringraziamo ancora. Questo è Videotape Radiohead, Alberto Fattori. A voi. You should be afraid, because I know.
questo era Alberto Fattori con la sua cover videotape dei Radiohead. Abbiamo in linea Serena Bolognesi. Ciao Serena, ci senti? Sì, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Beh, anche tu ci porti una cover Imagine di John Lennon, giusto? Sì, nella versione di Eva Cassidy. Ok, perfetto. Parliamo un attimo, quindi facciamo due domande. E ti occupi di cover anche inediti? Fai parte di un gruppo? Parlaci un po'. No, in realtà io canto solo cover, non ho mai scritto inediti, quindi prevalentemente cover. Cover. E perché hai scelto questa canzone in particolare? Secondo me questa è una delle canzoni più belle che ci sono state scritte. È una canzone internazionale, quindi è conosciuta da tutti. E soprattutto perché porta un grande messaggio. Il cantante, diciamo che vuole si riferisce a chi lo ascolta e lo invita a immaginare un mondo, diciamo, dominato da ideali che oggi si sono un po' persi, probabilmente. Quindi quelli di pace, di giustizia, di amore. Quindi l'ho scelta proprio per questo forte messaggio, perché penso che il cantante debba principalmente emozionare chi lo ascolta, e quindi per questo. Sì. Avremo la possibilità di ascoltarti live in qualche occasione, o sei solo una cantante a livello di passione nella tua cameretta, o se ti esibisci anche? No, solitamente sì, prevalentemente in cameretta, però faccio anche dei saggi, dato che sto facendo da 9 anni un corso di canto, quindi mi esibisco anche quando c'è l'occasione, anche in saggi o comunque in eventi qui in zona, insomma, dove abito io, quindi ogni tanto se c'è l'occasione mi butto. Bene. Fantastico, spero di avere l'occasione di sentirti. Intanto ci ascoltiamo Imagine, John Lennon, Serena Bolognesi. Thank you.
questa era Serena Bolognesi, Imagine di John Lennon. Citato due volte in questa puntata, perché è il preferito del nostro Davide Bose. È vero, è vero. Ringraziamo come sempre il nostro sponsor, che è la Scuola di Musica, Canto e Teatro di Gatteo, che ha messo in palio le 3 borse di studio di 4 lezioni ognuna per i 3 finalisti del nostro contest. Esattamente. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. E che dire, votate assolutamente il vostro artista preferito con il like alla foto. Se volete dare un like anche a noi, fatecelo. Tanto ormai, io ti ho detto, vinciamo il contest. Cavolo, sì! Vinciamo il contest. Diventiamo degli artisti noi. Grazie. Artisti. Sì, sì, sì. Baci stellari. Io avevo il nuovo saluto. Sì. Bambuccia a tutti, ragazzi. Enjoy, come sempre nella vita. Enjoy lo dico, vabbè. Enjoy. And express yourself. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima settimana.